Buongiorno a tutti voi, cari amici, cari fratelli e sorelle in Cristo, e ben ritrovati al nostro incontro quotidiano con la parola del Signore. Ogni giorno troviamo nella Bibbia un messaggio, una risposta da parte del Signore alle nostre incertezze. Cominciare però il sabato con dei bellissimi versetti come quelli del Salmo 23 ci fa pensare al giorno della fine dei tempi, quando tutto sarà compiuto. E tutti coloro che saranno salvati potranno vivere per sempre nel Tempio del Signore, nella Nuova Gerusalemme, accanto a Dio e a Gesù. Il Salmo 23 è un cantico di lode, una preghiera di ringraziamento tramite la quale Davide ribadisce la sua certezza, la sua fede che accanto al Signore nulla mai gli mancherà, e anche se camminerà nella valle dell'ombra della morte, il Signore sarà accanto a lui. Oggi, 25 aprile, ci vengono proposti gli ultimi due versetti di questo Salmo, il versetto 5 e il versetto 6, che leggiamo insieme. Per me, tu impadisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa traboca. Certo, beni e bontà ma accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. L'inizio del versetto 5 ci dà l'impressione che Davide abbia una relazione speciale con Dio, come non ci fosse nessun'altra persona della quale l'Eterno potrebbe preoccuparsi. Se leggiamo la storia di Davide, capiremo che lui ha dovuto affrontare molte battaglie e molti nemici anche nella sua famiglia, ma ha vinto ogni volta che si è affidato alle mani del Signore. Per questo lui riconosce che il Signore gli ha impadito la tavola sotto gli occhi dei suoi nemici. Anche se il re Davide non è stato un re o un uomo perfetto e ha sbagliato spesso davanti all'Eterno, si è pentito ogni volta e ha cercato di ritornare sempre sul giusto cammino, accettando la volontà del Signore, il suo giudizio. Le sue parole, cospargi di olio il mio capo, ci trasmettono proprio il sentimento secondo il quale Davide ha trovato la pace, si è sentito perdonato da Dio, si è sentito giustificato. Nell'Antico Testamento l'olio era usato per alleviare le sofferenze o quando una persona era consacrata al servizio del Signore. Il fatto che Dio stesso cosparge di olio il capo di Davide conferma questo grande perdono che è stato offerto a Davide, e inoltre che lui appartiene al Creatore dell'universo e che nessuno lo può portare via. Cosa poteva desiderare di più Davide che sentire il perdono, la pace e la benedizione dell'Eterno? Avendo tutto questo, a Davide non serve più niente, la sua coppa trabocca, beni e bontà lo accompagneranno tutti i giorni della vita. La presenza del Signore, il suo perdono e le sue benedizioni riempiono la vita e l'anima di Davide, perciò lui abiterà nella casa del Signore per lunghi giorni. Queste ultime parole con le quali Davide conclude il Salmo non significano che lui abiterà nel Tempio, nella casa del Signore per tutta la vita, ma che rimanerà lì dove c'è il Signore accanto a lui. E questo ci fa pensare alla promessa di Gesù che si trova in Giovanni 14, i versetti 2 e 3. Il Signore ci sta preparando un posto nella casa del Padre, e quando tutto sarà pronto ritornerà a prenderci per stare lì dove c'è anche Lui. Ci piacerebbe vivere nella casa del Signore e sentire il perdono e la pace dell'Eterno? Sentire che anche se siamo stati dei peccatori siamo giustificati per la Sua grazia? Ci piacerebbe avere una relazione così ravvicinata con il Signore, solo noi e Dio? Tutto dipende da noi. Siamo gli unici che possiamo compiere questo miracolo. Il Signore si preoccupa per ognuno di noi, ci guida lungo le acque calme e sui sentieri di giustizia. Ha preparato delle benedizioni per ognuno di noi, anzi, ci sta preparando un luogo per accoglierci preso di Lui. Quello che noi possiamo fare è cercarlo con tutta l'anima,
riconoscere che sbagliamo davanti a Lui e chiedere il suo perdono, metterlo al primo posto nella nostra vita e smettere di seguire altri dei. Se facciamo questo, se abbiamo fiducia nel Signore e nelle sue promesse, allora, un giorno, potremo dire anche noi come Davide: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me, tu impadisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, con spargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Buon sabato a tutti!